Pace e bene, cari fratelli e care sorelle, un saluto particolare a due gruppi, il primo gruppo proveniente da Vicenza e il secondo Aci Reale. Ricordiamo anche tutti che ci seguono attraverso la televisione. Iniziamo questa Santa Messa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli, il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la Tua grazia, Signore, perché sorretti dal Tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Chiunque tu sia, o uomo che giudichi, non hai alcun motivo di scusa,
perché mentre giudichi l'altro, condanni te stesso. Tu che giudichi, infatti, fai le medesime cose. Eppure, noi sappiamo che il giudizio di Dio contro quelli che commettono tali cose è secondo verità. Tu che giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso, pensi forse di sfuggire al giudizio di Dio? O disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua clemenza e della sua magnanimità, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? Tu però, con il tuo cuore duro e ostinato, accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, che renderà ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore, incorruttibilità, ira e sdegno contro coloro che per ribellione disobbediscono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il male, sul giudeo prima come sul greco. Gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo prima come per il greco. Dio, infatti, non fa preferenza di persone. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Secondo le tue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Secondo le tue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, mai potrò vacillare. Secondo le tue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Secondo le tue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore. Nostro rifugio è Dio. Secondo le tue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In
quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli, vorrei fare una breve riflessione sulla prima lettura di oggi. Giudicare vuol dire sottoporre qualcuno o qualcosa a giudizio, a valutazione o a procedimento giudiziario. Il discorso nella prima lettura di oggi è proprio sul giudizio, giudicare gli altri. Nel brano Paolo parla di coloro che giudicano gli altri. Queste persone non conoscono davvero la differenza tra quello giusto e quello ingiusto. Sono colpevoli perché stanno facendo le stesse cose anche loro, come le persone giudicate da loro. L'uomo, abbandonato a se stesso, si è allontanato sempre più da Dio e ha sviluppato i propri principi morali in maniera autonoma. Purtroppo questi principi sono spesso contrapposti a quelli di Dio. Pertanto l'uomo ritiene male ciò che Dio chiama bene e considera bene ciò che Dio chiama male. Il risultato è sotto i nostri occhi ogni giorno. Quasi tutti percepiscono nella propria coscienza che qualcosa non funzioni in questo mondo e non sono contenti della situazione. Tuttavia, ognuno tende a dare al prossimo la responsabilità maggiore. Infatti, siamo molto severi nel giudicare il prossimo secondo i nostri standard, ma poi siamo molto accondiscendenti verso noi stessi quando infrangiamo qualche regola. In sostanza, il male compiuto dagli altri sembra sempre peggiore di quello che compiamo noi. È un atteggiamento che in un modo o nell'altro manifestiamo tutti. Proprio nel condannare gli altri, condanniamo anche noi stessi, perché nessuno di noi può
può dichiararsi completamente innocente di fronte alla giustizia di Dio. L'Apostolo Paolo sapeva bene che il suo elenco di peccati che caratterizzano il degrado umano avrebbe suscitato delle reazioni. Mentre guardiamo un telegiornale, svoltiamo perché vorremmo punizioni esemplari per chi uccide o per chi ruba, ma poi non ci sembra tanto grave comportarci con infedeltà o evitare le tasse? Ci scandalizziamo di fronte ai politici che traggono vantaggio personale dalla loro posizione, ma poi siamo pronti a fare lo stesso nel nostro piccolo, appena se ne presenta l'occasione. Ecco perché Paolo dice che ogni essere umano è inescusabile. Nessuno può pensare di essere a posto di fronte alla giustizia di Dio. Se dal nostro punto di vista ci sono cose più gravi che meritano la punizione divina e cose meno gravi sulle quali si può anche chiudere un occhio, dobbiamo tenere presente che il punto di vista di Dio è molto diverso dal nostro. Spesso invochiamo Dio quando vediamo il male, perché pensiamo che un Dio giusto debba intervenire, ma Dio non interviene, almeno subito, nei confronti del male. Dovremo renderci conto del fatto che se Dio intervenisse per fermare il male, non ci sarebbe più la razza umana sulla terra da parecchie migliaia di anni. Dio non interviene subito perché nella sua bontà lascia all'uomo il tempo per ravvedersi. Non scambiamo la sua bontà e la sua pazienza per ingiustizia, perché verrà il tempo in cui egli giudicherà e allora il suo giudizio sarà giusto per il nostro vicino, così come sarà giusto anche per noi. Infatti, Dio è un giudice giusto ed imparziale e verrà il giorno in cui egli manifesterà la sua giustizia. Il giudizio di Dio è conforme a verità e non ammette appello. Pertanto, in attesa del giorno del giudizio, dovremo utilizzare il nostro tempo per confessare il nostro peccato e cercare la riconciliazione con Dio.
Cari fratelli, le parole severe di Gesù hanno messo a nudo le nostre infermità spirituali. Abbiamo più di un motivo per batterci il petto, ma soprattutto sentiamo il bisogno di affidare noi stessi a Dio perché ci usi misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno di te, Signore. Ognuno di noi nel giorno del giudizio raccoglierà ciò che avrà seminato, perché sappiamo operare il bene così da meritare non la collera divina, ma la vita eterna. Preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore. I giudizi degli uomini sono menzogneri e fallaci. Sono importanti solo i giudizi di Dio, anche se tardano a manifestarsi, perché ci manteniamo nella sua fedeltà senza abusare della sua pazienza e longanimità. Preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore. Perché in virtù di questa Eucaristia impariamo a svuotarci di noi stessi, per lasciare più posto a Dio e ai fratelli, così da rendere la nostra esistenza una lode continua all'Altissimo e un servizio generoso per tutti gli uomini. Preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore. Perché coloro che esercitano l'autorità non caricano i fratelli con pesi insopportabili, ma si facciano guide saggi e animatori prudenti. Preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore. L'immensa misericordia di Dio ponga nella luce e nella pace degli eletti tutte le anime che hanno lasciato questo mondo. Preghiamo. Abbiamo bisogno di te, Signore. O Padre della bellezza e della gioia, allontana da noi finzione e doppiezza, perché la tua Chiesa sia da tutti vista e riconosciuta come riverbero della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Che il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati,
Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, San Padre Pio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona noi la pace. Beati noi, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato. Del corpo e sangue di Cristo Gesù, discorso di te. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati
in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, sei tu, sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno. Sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace,
Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione di San Pio, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. E rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a voi tutti. Thank you.